Salve a tutti i fan di Mollerino Sport Channel, io sono Alfonso e sono qua per continuare la serie che abbiamo iniziato sulla presentazione dei team di ciclismo maschile in vista della stagione 2022. Ebbene sì, siamo arrivati al turno di una delle sorprese del 2021, ovvero la Bahrain Victorious. Bene. Nel corso di questo video andremo ad analizzare la stagione 2021, vedere quei risultati più importanti, visto che sono tanti, per la precisione 30 le vittorie ottenute quest'anno dalla Bahrain. Di conseguenza andremo ad analizzare velocemente, ecco, le sorprese e le delusioni di questa stagione e poi andremo a vedere i programmi, quello che insomma riusciamo a sapere dei programmi 2022 e i trasferimenti, ecco, della Bahrain. Bene, partiamo dall'analizzare la stagione 2021, che è stata sicuramente la migliore stagione da quando è nato il team Bahrain. Ecco, come ho detto in precedenza, sono arrivate 30 vittorie, ma soprattutto è arrivata la maglia di campione europeo di Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli che, oltre a quello, è andato a vincere anche la Parigi-Roubaix, quindi anche una classica, oltre alla maglia di campione europeo, quest'anno per il team Bahrain. Ecco, quindi andiamo a vedere le 30 vittorie. Insomma, cercherò brevemente di riassumerle. Partiamo da inizio stagione con Phil Bauhaus, il velocista tedesco, che è partito subito con una vittoria al Tour de Provence. E proprio sarà, no, non sarà Phil Bauhaus, comunque anche ormai a fine settembre barra ottobre troviamo ancora Phil Bauhaus nelle vittorie della Bahrain, visto che è andata a vincere anche alla Crow Race o comunque il Giro di Croazia, che dir si voglia. Oltre a quello, ecco, un'altra vittoria importante è stata quella al Giro di Polonia e poi le numerose tappe vinte al Giro di Slovenia, che sono ben due. Ecco, quindi questo su Phil Bauhaus. Poi c'è stata la vittoria di Peyo Bilbao al Tour of the Alps, nella picchiata, ecco, finale e arrivo praticamente quasi in discesa, nelle vicinanze di Tione, quindi scusatemi, non mi ricordo il posto preciso, però ero andato a vedere la tappa, quindi mi ricordo circa la zona, però sì, era stata, ecco, c'era questo arrivo in discesa e poi l'ultimo chilometro, ecco, dove si è consumata la volata finale. Poi a fine aprile arriva la prima vittoria di Sonny Colbrelli in volata sotto la pioggia, come suo classico, ecco, al Giro di Romandia. Ecco, poteva sembrare una vittoria qualunque, però Sonny Colbrelli nel corso di tutta la stagione inizierà a deliziarci, ecco, con una serie di vittorie che gli fanno fare quel salto di qualità che non era mai arrivato, ecco. Forse un po' tardi è arrivata questa maturazione, però ecco, è arrivata la maturazione un po' a sorpresa, ecco, perché ormai non si pensava che potesse diventare un grande, e invece è riuscito a sorprenderci andando a vincere anche una tappa al Delfinato, il campionato italiano. Sfortunatamente molto spesso è capitato che chi ha vinto il campionato italiano ha vinto anche il campionato europeo, quindi come Nizzolo, ecco, quindi la maglia di campione italiano l'abbiamo vista un po' poco, però l'abbiamo vista al Tour de France, quindi non possiamo lamentarci, ecco, però è andato a vincere il campionato italiano e poi è andato a dominare anche il Benelux Tour o Big Bank Tour o comunque, ecco, la corsa che si sviluppa attorno al Benelux, ecco, come dice il nome, meno male, ecco, siamo arrivati ad un nome esatto per questa corsa. Insieme a Matej Moric, di cui parleremo dopo, ecco, avevano fatto un bel po' gioco di squadra, o comunque avevano fatto brutto e cattivo tempo, ecco, in base a come volevano.
E poi è arrivata la vittoria dell'Europeo che tutti conosciamo, ecco. E è andato a vincere in maglia di campione europeo in memoria di Marco Pantani. Tutti si aspettavano che boh, potesse addirittura andare a vincere il mondiale, quindi veramente qualcosa di clamoroso, ecco. Non ce l'ha fatta, ecco. Però è andato a concludere, ecco, la stagione con la Parigi-Roubaix, che risulta anche l'ultima vittoria del team Bahrain Victorious nella stagione 2021, la migliore stagione, ecco, da quando è nata la squadra. Quindi abbiamo analizzato le vittorie di Bauhaus, di Bilbao, beh, sono una, poi di Colbrelli. Arriviamo alla dolce sorpresa di Gino Meder, che al Giro d'Italia è riuscito a vincere la prima tappa in un grande giro con una bella azione, ecco, in un arrivo in salita, quindi anche il giovane svizzero è riuscito a conquistare, ecco, la prima vittoria in un grande giro. Poi nella penultima tappa del Giro d'Italia, ecco, è arrivata la tanto attesa vittoria di Damiano Caruso. Damiano Caruso che ha fatto un Giro d'Italia eccezionale, non doveva fare il capitano perché il capitano era e Mikel Landa, si è riciclato come capitano, ha concluso addirittura in seconda posizione. È stata assolutamente la miglior stagione della sua vita, sicuramente, ma l'ha detto spesso anche lui, ecco, difficilmente riuscirà a ripetere quello che ha fatto questa stagione. Per quello che ha fatto questa stagione è veramente eccezionale, fuori da ogni logica, ecco, veramente. Comunque bravo, ecco, è riuscito a tenere alto il tricolore italiano anche al Giro d'Italia, dove, ecco, nessuno si aspettava nulla. Ormai nei grandi giri l'Italia non ha un nome di riferimento, perché ormai Vincenzo Nibali non è più giovanissimo, Fabio Aru si è ritirato, ma comunque ormai avevamo visto l'andazzo, quindi ecco, non potevamo più aspettarci nulla. E Ciccone deve ancora dimostrare, quindi, cioè dimostrare, ecco, deve mostrare continuità. Quindi Damiano Caruso, meno male, ecco, è riuscito a competere in questo giro e portare l'Italia sul podio e a vincere anche questa bellissima tappa al giro, la ventesima, prima della cronometro conclusiva a Milano. Poi, come ho detto, c'è stata la vittoria di Sonny Colbrelli al Delfinato. Sono arrivate le due vittorie di Marc Padoun, molto discusse, ecco, non sto a, non, ecco, non mi esprimo riguardo. Sì, è un po' anomalo, ma non mi esprimo su ciò, ecco. È andato a vincere, punto. C'è poco da dire, era il più forte. E quindi niente, è andato a prendere la settima e l'ottava tappa del Delfinato. Poi sono arrivate le vittorie di Bauhaus al Giro di Slovenia. Gino Meder è andato a vincere anche al Tour de Suisse, l'ottava tappa. Poi passiamo ai campionati sloveni a cronometro e in linea, dove a cronometro a vincere è stato Tratnik, mentre in linea Matej Mohoric. Matej Mohoric che farà anche un tour eccezionale andando a vincere ben due tappe, quindi ecco, ottima stagione anche la stagione del campione sloveno Matej Mohoric. Mentre al Tour de France c'è stata anche la vittoria di Dylan Teuns, che durante le classiche dell'Ardenne, sì, non era stato super, però questo tour, ecco, è riuscito a portare a casa una vittoria. Poi è arrivata la vittoria nella generale della Vuelta a Burgos da parte di Mikel Landa che sembrava essersi boh, ripreso, si poteva sperare, ecco, qualcosa in vista della Vuelta. Sfortunatamente no, anzi Vuelta a Burgos che veramente può sembrare un po' meme, visto che primo ha insomma, concluso Landa e secondo Aru, quindi per dire Aru che poco dopo ha annunciato il ritiro, quindi veramente molto, molto meme come classifica, ecco. Quindi vabbè, però anche quest'anno Landa è riuscito a fare la sua vittoria stagionale. E Caruso è andato anche ad imporsi alla Vuelta nella nona tappa, quindi veramente chapeau, dopo un'azione lunghissima in fuga tutta la tappa, quindi
Chapeau, e che dire, sì, quest'anno è stata una stagione veramente imbattibile, penso che sarà impossibile superarlo. Comunque, come ho detto, ecco, anche Damiano, insomma, ha saputo, ecco, confermare anche lui che questa è stata una stagione un po' fuori proprio dalla norma. È stata, penso, The Last Dance, ecco, come l'ultima grande stagione. Infine è arrivata la vittoria di Stephen Williams. Stephen Williams, che è già da qualche anno in Bahrain, era una giovane promessa. Sfortunatamente in questi anni, fra infortuni e problemi vari, non ha mai ottenuto niente, proprio letteralmente niente. E invece in questo finale di stagione è riuscita a riprendersi. Ho anche recentemente letto che, insomma, la prossima stagione vuole mettersi veramente in gioco, quindi vediamo, ma potrebbe ottenere anche qualcosa di buono, visto che è giovane e i problemi sembra essersi messi alle spalle, quindi potremmo aspettarci qualcosa anche da lui. Bene, quindi queste sono le vittorie del team. Sì, non sono arrivate vittorie da Jack Haig, che sfortunatamente, ecco, al tour stava facendo classifica, però una caduta, ecco, si è dovuto ritirare a causa di una caduta. Però anche lui stava facendo una buona stagione fino a quel momento. Quindi, ecco, queste sono le vittorie di questa stagione, straordinaria. Andiamo a vedere chi saluterà il team Bahrain, in questa stagione, ecco, ovvero Eros Capecchi, Marcel Seeberg, e oggi è arrivata anche la conferma di Rafael Valls, che tutti e tre si ritirano, lo stesso anche per Scott Davis, l'inglese, che sì, non è mai riuscito ad ottenere qualcosa di buono, ecco, quindi nulla, nulla di che. Poi saluta il team l'austriaco Marco Haller, che va alla Bora. Lui è stato un gregario importante, ecco, ha fatto una Parigi-Roubaix assurda anche lui. Quindi, ecco, peccato, poteva essere una pedina importante, però saluta il team. Lo stesso vale per l'olandese Kevin Inkelaar, che non è riuscito a combinare molto, diciamo, in Bahrain. Comunque aveva fatto un avvenir, mi sembra, che è abbastanza buono. Ecco, adesso controllo come... No, ho detto una cazzata enorme, scusatemi, non era lui allora, rettifico tutto, non era assolutamente lui che aveva corso l'avvenir, quindi niente, cappellata mia. Vabbè, comunque Inkelaar che andrà alla Leopard. Infine l'ultimo colpo, ovvero Mark Padun, ecco, l'exploit in Bahrain dell'anno, saluta il team Bahrain per andare alla AF Education, quindi ecco, saluta la Bahrain che l'ha reso, insomma, che gli ha permesso di fare questo salto di qualità questa stagione. Ecco, ha detto che punterà a fare classifica, vediamo, la vedo un po' dura, però chi lo sa. Bene, questi sono gli addii, mentre adesso andiamo a parlare degli arrivi interessanti. Beh, interessanti, in primo luogo troviamo Luis Leon Sanchez, dall'Astana. Sì, anche lui anzianotto, ecco, quindi vabbè, vediamo, però può fare qualcosa, ecco, insieme a Bilbao. Comunque andrà ad aiutare, ecco, supportare gli altri spagnoli presenti nel team. Poi arriva Jascha Suttelin, che andrà, penso, ad aiutare nelle classiche del pavé. Poi arriva il polacco Maciejuk, che sinceramente non so cosa ha fatto questa stagione, vediamo che risultati buoni c'ha. Beh, ha ottenuto qualche vittoria in Polonia. E l'Étoile d'Or, sì, ha vinto l'Étoile d'Or e la crono iniziale, quindi dai, sembra ad occhio e croce, sembra un cronomen, quindi cronomen.
Cronomen, ecco, riguardo ai Cronomen, la Balin è andata a prendersi Pris Petersen, il campione danese a cronometro under 23, ma soprattutto campione europeo e del mondo a cronometro under 23, quindi veramente campione di tutto quello che poteva vincere a cronometro, passa alla Bahrain, ecco, quindi lo stesso Suttelin è abbastanza bravo a cronometro, quindi hanno preso su un bel po' di cronometristi. Poi arriva dalla Cajarural Alejandro Osorio, il colombiano. Infine arriva dall'Italia il giovane trentino Edoardo Zambanini dalla Zalf. Ecco, mi viene un po' da ridere perché lo conosco e ha corso nella mia stessa squadra, quindi ecco, è bello vedere che qualcuno vicino a me passa addirittura professionista, quindi che dire. Mi auguro il meglio da lui, da allievo, comunque ai tempi dei giovanili era un velocista, dopo da juniores si è reso conto che le gare solamente per velocisti sono veramente poche, quindi è migliorato abbastanza in salita. Al primo anno da Under 23 era andato, l'anno scorso era andato a vincere la maglia di miglior giovane al Giro d'Italia Under 23, quest'anno. Io lo so, me l'aspettavo, ecco, qualcuno è un po' rimasto deluso perché si pensava potesse fare classifica, però nelle salite dure, ecco, ha subito. Poi contro uno scalatore puro o comunque un talismano come Ayuso era veramente difficile aspettarsi molto di più. Quindi Zambanini che se la cava anche sul pavé, colline, volata, vediamo cosa saprà fare la Bahrain, ecco come lo gestirà la Bahrain. Sì, ma vagamente potrebbe, non lo so, potrebbe sembrare Colbrelli, ecco, perché in base a queste caratteristiche sì, potrebbe anche sembrare Colbrelli, però vediamo come sapranno comportarsi in Bahrain e cosa preferiranno puntare, se sulle volate, se sulle brevi colline o sulle pietre. Bene, programmi, che dire, programmi. Mikel Landa dovrebbe correre il Giro d'Italia e il Tour de France, mentre Jack Hague dovrebbe correre il Tour de France e la Vuelta. Poi, beh, Teuns farà le solite, insomma, classiche, lo stesso vale per Colbrelli che si dedicherà alle classiche successivamente, ma sì, non sono sicuro, però dovrebbe fare il giro, cioè da quel che ho letto dovrebbe fare il giro e probabilmente anche il tour, ecco, prendete un po' con le pinze perché comunque il programma, ecco, diciamo che il primo blocco importante saranno le classiche, quindi si concentrerà su questo. Dopo il grande giro, ecco, si vedrà cosa andrà a fare come grande giro. Ma citiamo anche, esatto, nel roster c'è anche Jonathan Milan, medaglia olimpica, medaglia d'oro. Quindi ecco, mi ero dimenticato di citare un altro risultato sbalorditivo in questa stagione eccezionale del team. Quindi ecco, proprio per concludiamo così, ecco, direi che possiamo concludere il video così, visto che ho detto tutto quello che si doveva dire. Concludiamo con l'oro di Jonathan Milan e auguriamo il meglio alla Bahrain. Vedremo se saprà riconfermarsi anche nel 2022. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, guardate gli altri video nella playlist dedicata alla stagione 2022 e alla presentazione dei team e vi auguro una buona giornata.